Poi arriva un giorno che è la tua vita, gran parte della tua vita, è tutta alle tue spalle. È un giorno che arriva senza avvisare, senza squilli di trombe o rulli di tamburi. È così. Ti affacci alla finestra e ti accorgi che molte cose le hai viste già. E allora pensi, ripensi, rivivi. Ci sono stati giorni spettinati, giorni di corse e affanni, giorni di baci, giorni di pugni. E giorni di scelte. Come quando hai dovuto decidere da quale parte stare. O quando hai nascosto il tuo volto tra mille altri. Quando hai dovuto camminare faticosamente controcorrente. O quando hai messo i tuoi piedi nelle orme di chi ti precedeva. O quando hai scelto la strada più difficile. O quando hai preso la scorciatoia seguendo gli altri. Quando hai preso il coraggio tra le mani e lo hai detto finalmente. O quando hai rinunciato a tirare quel maledetto rigore. Quando hai detto una parola di amore. O quando hai gridato parole di guerra. Quando hai strappato i libri che non ti insegnavano come vivere. O quando hai completato con le tue parole le frasi a metà. Quando hai deciso che la vita era tua e soltanto tua. Quando hai preso in prestito una scusa a caso per viverne una qualunque. Oggi qui ci sono io, ma un giorno qui ci sarete voi. Che ci sia qualcuno ad ascoltarvi, o solo la vostra coscienza, non importa, perché allora avrete da raccontare solo delle scelte che avete fatto e quelle che non avete fatto. Vivete una vita che meriti di essere raccontata. Vivete una vita che meriti di essere vissuta.